Si è svolta presso il Residence Pianeta Maratea la finale nazionale del concorso di bellezza Miss Grand International, che ha visto la partecipazione di 40 ragazze provenienti da tutto lo stivale. A presentare lo spettacolo il conduttore Beppe Convertini, ospiti della serata Ainette Stephens, Mino Abacuccio da Made in Sud e Biagio e Caterina da Uomini e Donne, l'organizzatore del concorso Giuseppe Puzio. Miss Grand International nasce nel 2013 in Thailandia, essendo un concorso comunque nato da 10 anni, infatti questo è il suo anniversario, compie ben 10 anni, è riuscito in così poco tempo a diventare il primo concorso a livello internazionale, presente in ben 90 nazioni, ha oltre 6 milioni di follower e 1 miliardo di telespettatori in tutto il mondo. Quindi tutto questo fa di Miss Grand International il concorso più forte a livello internazionale, tanto è vero che lo scorso anno ha vinto anche il Global Beauty Award come appunto miglior concorso a livello mondiale. Questa sera siamo a Maratea, una location straordinaria, una cittadina che ha stupito tutte quante le Miss, 40 bellezze provenienti da tutta Italia. Siamo a Residence Pianeta Maratea, che ha organizzato questo evento in collaborazione col Grand Hotel Pianeta Maratea, con tanti ospiti, c'è Beppe Convertini di Rai 1, presentatore di Linea Verde, Ainette Stephens del GF VIP, Biagio e Caterina del Turnover di Uomini e Donne, Mino Abacuccio di Made in Sud, e questa sera sceglieremo la ragazza che ci rappresenterà in Indonesia dal 4 al 25 ottobre per lo show mondiale più seguito al mondo, con la speranza che quest'anno l'Italia possa portare a casa la corona più ambita. Diciamo che Miss Grand International ha avuto un vero e proprio boom in questi 10 anni, anche perché è considerato un po' il concorso di bellezza 2.0, a differenza degli altri brand che sono rimasti un po' ancorati al passato. Miss Grand International si è proiettato nel futuro, è il concorso più forte in assoluto sui social, e anche noi in Italia abbiamo tantissimi progetti, ma quello che differenzia Miss Grand International da tutti quanti è la sua campagna umanitaria, la campagna Stop the War and Violence. Infatti la vincitrice ogni anno è presente nei territori colpiti dalla guerra, e la stessa organizzazione mondiale del concorso aiuta proprio fattivamente, in modo attivo, con cibo e denaro appunto le popolazioni meno fortunate. L'ultima cosa, se ecco, qualche ragazza che vorrà partecipare in una prossima occasione, ecco, come farà? Basta iscriversi sul nostro sito www.missgrandinternationalitaly.it. È un'esperienza indimenticabile. Descriverla non renderebbe l'idea. Infatti sono sicura che la ragazza che questa sera verrà scelta vivrà un'esperienza unica. Io prima di partire non ero consapevole di quanto questo mondo potesse essere grande, questo mondo della moda. Ho incontrato ragazze provenienti da tutti i paesi del mondo, ho conosciuto nuove culture, sono venuta a contatto con la cultura thailandese, sono rimasta in contatto, tuttora sento le ragazze che ho conosciuto lì, mi incoraggiano, ci incoraggiamo a vicenda. Quindi, oltre ad essere un'esperienza unica dal punto di vista della visibilità, perché comunque ci si trova su un palcoscenico mondiale, ti aiuta a costruire dei legami oltreoceano. Senti, dopo questa vincita hai detto esperienze bellissime, e da domani cosa succede per te? Da domani spero si apra un nuovo capitolo pieno di tante avventure e di qualche altra soddisfazione, chissà. E soprattutto mi concentrerò sull'università, che mi mancano pochi esami. Cosa stai studiando? Chimica applicata. Perfetto, e allora noi ti auguriamo davvero tutto il bene, sei giovanissima, bellissima tra l'altro. Ti ringrazio. E intelligentissima. Grazie. E allora tanti tanti auguri. Grazie mille. Ho portato la nostra web app, che siamo, diciamo così, in veste di sponsor del concorso, che è cinebooking.com, una piattaforma che agevola l'incontro tra domanda ed offerta nel settore dello spettacolo. Quindi siamo lieti di poter contribuire alla riuscita di questo concorso, che ormai è arrivato alla 10ª edizione italiana, con un nostro contributo. Tante ragazze si sono già proposte, tante risorse umane avremo in più grazie alla conoscenza di Cinebooking a questo concorso, e siamo molto soddisfatti. Assolutamente, un mondo, questo diceva Marika, bello, un mondo dove, ecco, si fanno tante esperienze. Ecco, una sua esperienza magari vissuta grazie a questo concorso oppure ad altri concorsi? Ma la mia esperienza sì, ne ho vissuta sia in questo che in altri concorsi, sempre con piacevole soddisfazione, perché comunque
è un modo per conoscersi e farsi conoscere. Certo. Noi riusciamo poi ad attingere a tante risorse che in piattaforma sono sempre utili. Certamente sì, e allora io le auguro davvero un buon lavoro naturalmente e benvenuto a Maratea. Grazie a voi della Basilicata. Per la cronaca, incoronata Miss Grand International, la pugliese Miriam Malerba, che abbiamo intervistato subito dopo la proclamazione. Miriam, come ti senti in questo momento? Un'emozione unica, non me lo sarei mai aspettato. Tesa, senza parole. Senti, rappresenterai l'Italia. Ecco, con tutte queste ragazze che sono intorno a te stasera sarà festa grande. Ecco, cosa farai, diciamo, subito dopo, ecco, aver avuto questa bellissima fascia? Mi preparerò subito per questo concorso, per rappresentare al meglio l'Italia. Senti, c'è qualcuno a cui dovrai dire grazie? A mamma e papà. Tanti auguri, in bocca al lupo. Grazie.